Buongiorno a tutti voi. È una gioia per me essere qui a questo appuntamento ben rivista. Interessante rubrica, frutto, come sappiamo, dello sforzo messo in atto da Rinnovamento nello Spirito durante questi tempi difficili, per offrire uno strumento importante alla riflessione, alla meditazione, non solo di quanti sono in cammino nel movimento, ma anche di chi attorno a noi ha sete e ha fame della parola di Dio, di un nuovo sguardo sulla realtà, di una nuova esperienza di vita che valga veramente la pena. Strumento preziosissimo allora questa rivista, ricca e interessante. Aiuto per l'approfondimento e per l'evangelizzazione. Ecco, nel cercare un approfondimento, un articolo da porgere a tutti voi, sono andata un po' indietro nel tempo e proprio a quei padri, a quei fratelli che hanno fatto il rinnovamento, fratelli e padri della prima ora, e sono andata a tirar fuori una rivista, un numero, ecco, vedete, del 1989. È bello anche il versetto che troviamo al fondo della pagina: benedirò il Signore in ogni tempo, 1989-2020. E il fratello anziano che ci accompagnerà in questo percorso si chiama Ermete Ferrari, è uno dei fratelli, appunto, come vi dicevo, della prima ora, fece parte del primo Comitato Nazionale di Servizio nel 1977 assieme a Don Dino, che lo coordinava, lo presiedeva, scusate, a Suor Ancilla, a padre Robert Feresi e al carissimo padre Mario Pancera. Il titolo di questo articolo ci strega, è molto, molto accattivante ed è quella bella canzone che sempre... chi ha incontrato il Signore sente nel suo cuore: ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Non possiamo e non vogliamo non lasciarci attirare oggi da questo versetto, che è tratto, come ricorderemo, dal profeta Isaia al capitolo 43 al primo versetto. Meravigliosa dichiarazione d'amore. In realtà questo è un articolo di una disarmante semplicità, nel quale, dopo aver sottolineato come non possiamo che avere una certezza, siamo stati scelti da Dio, Ermete ci mostra la vita nello spirito, nella quale siamo già, ma alla quale siamo chiamati a corrispondere con sempre maggiore pienezza, perché noi gli apparteniamo a Dio, siamo sua stirpe, sua lode, sua generazione, suoi figli. E scorrendo questo articolo mi pare siano tre i punti focali che vanno sottolineati. Il primo, la certezza che l'incontro con il rinnovamento nello spirito è l'incontro con lo spirito di Dio, con cui abbiamo noi oggi un rapporto nuovo. Egli ci ha condotti e ci conduce per strade inconsuete, per vivere in pienezza questo rapporto, però dobbiamo avere una fede matura, siamo chiamati ad avere una fede matura, a servire, a dare testimonianza e a dare ragione della nostra fede. Il secondo punto, abbiamo ricevuto il dono più grande che Gesù ci potesse fare, lo Spirito Santo, ma per vivere nello Spirito abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce sempre, per agire in piena coerenza di parole e di opere. Così lo Spirito ci indurrà ad ascoltare il sottile intuito del cuore, alla ricerca di un cammino di continuo perfezionamento, sempre più vicini a Dio,
per essere sempre più simili a Lui. Ecco, insiste molto nell'articolo questo nostro fratello su questo cammino di perfezione, cammino difficile, difficilissimo, ma cammino a cui siamo inequivocabilmente chiamati tutti noi, perché la chiamata è una chiamata alla santità. E terzo punto, infine, ecco, Ermete ci incoraggia. Ci incoraggia, il Signore ci dice, ci aiuterà a fare il bene. Ciò che dobbiamo fare ci aiuterà a farlo bene, a modificare, a finalizzare la maniera con cui lo facciamo, per essere i tralci di quella vite che è Gesù stesso. Ed ecco la buona notizia che ci giunge dal cuore di Ermete che ci ha preceduto. Il segreto da gridare oggi, come ieri, con tutta la nostra vita. Lo Spirito Santo che ci abita, lo Spirito che è il nostro sposo, lo Spirito che guida i nostri passi, realizza la presenza di Dio in noi. La realizza Lui, se noi lasciamo che Egli lo faccia. Cosa conta allora veramente? Conta quanta vita divina portiamo in noi e comunichiamo ai fratelli e comunichiamo alle nostre sorelle. Coraggio allora, carissime sorelle e carissimi fratelli. Lasciamoci ancora incontrare dall'amore di Dio. Restiamo fermi e saldi nella fede in Gesù. Utilizziamo per fare ciò tutti i mezzi a disposizione e, permettetemi, anche questa rivista è un mezzo, è uno strumento a nostra disposizione. Diffondiamo così quell'esperienza di vita nuova che noi stessi abbiamo fatto. E sostenere con spirito fraterno questa esperienza editoriale credo che significhi anche creare informazione, fare formazione, offrire inedite prospettive umane e spirituali a una società, a un'umanità, a un'Italia spesso smarrita. Non sottovalutiamone la portata. Facciamoci noi sostenitori e diffusori di una cultura nuova, quella che abbiamo imparato a chiamare da tanto tempo ormai cultura di Pentecoste. Ecco, mi piace concludere con le stesse parole di Ermete Ferrari, è un augurio per me e per voi. Camminiamo con tanta speranza, ma con tanta speranza pur nelle difficoltà, lungo le vie del mondo, testimoni dei prodigi dello Spirito Santo, operando perché l'amore di Dio sia seminato nei cuori di tutti. Carissimi, buona domenica.